Buonasera cari colleghi e colleghe, in attesa di sapere di quale colore diventerete per festeggiare o commiserare il cambio di tonalità della vostra regione, non appena il governo ci informerà, sappiate che nelle more, appunto, è stato pubblicato il decreto legge 158 del 2020, ovviamente, del 2 dicembre, la cui entrata in vigore è stata fissata per oggi 3 dicembre. Quindi sappiate che questo video è registrato oggi 3 dicembre, memoria di San Francesco Saverio. Veniamo subito alle modifiche. Alle modifiche, comunque al testo di questo decreto. Appunto, la prima è una modifica. Viene modificato l'articolo 1, comma primo del decreto legge 19-2020, convertito in legge 35-2020. Di fatto, che cosa succede? Che viene prolungata la durata fino a 50 giorni, non deve essere superiore a 50 giorni, della vigenza dei DPCM adottati per stabilire quelle prescrizioni, limitazioni, divieti o quant'altro che erano individuati, elencati dalla lettera A alla lettera HH, appunto di quel divieto convertito in legge. Spostamenti, divieto di esercitare certi tipi di attività e questioni del genere che ormai conosciamo bene tutti. Modifica un po' infelice perché in realtà quel decreto legge parlava del 31 di luglio. Sappiamo che invece lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31 gennaio, per chi fosse interessato, è stato fatto con la delibera del Consiglio dei Ministri del 7 di ottobre 2020. Quindi diciamo che pur nell'infelicità del testo legislativo, fino al 31 gennaio 2020 i DPCM che adottino quelle misure possono avere durata, vigenza per fino a 50 giorni e non più fino a 30. Veniamo adesso agli aspetti più pratici e credo di maggiore interesse. Dal 21 dicembre al 6 gennaio è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o di province autonome. Quindi la conseguenza qual è? Ovviamente che dal 4 al 20 dicembre chi vive in una regione in zona gialla potrà varcare i confini regionali per recarsi in altre zone gialle. Quindi solo ovviamente dove c'è identità di colore. Bisogna restare monocromi, non si può diventare a pois. Ok? Fatta questa premessa, oltre a questa previsione, quindi il divieto di entrata e in uscita dal 21 dicembre al 6 gennaio da territori di regioni diverse o di province autonome diverse, ulteriore restrizione nelle giornate del 25 e 26 dicembre e 1 gennaio, Natale, Santo Stefano e primo dell'anno. In aggiunta è vietato ogni spostamento tra comuni. Ovviamente rimane salva il triplice motivo di esenzione: comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e motivi di salute. Rimane confermato anche il quarto motivo, ovvero il fatto che è sempre consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione. È invece escluso lo spostamento verso le seconde case ubicate in altre regioni o province autonome. Quindi nelle giornate del 25, 26 dicembre e 1 gennaio è vietato lo spostamento verso le seconde case in altre regioni o province. Ulteriore restrizione. Sempre in queste 3 giornate, Natale, Santo Stefano, primo dell'anno, è vietato anche lo spostamento in seconde case
ubicate in un altro comune. Ovviamente, normalmente uno la seconda casa ce l'ha in un altro comune, cioè difficilmente uno ha la seconda casa nello stesso comune, però insomma, tant'è. Ok? Bene. Questo è quanto prevede il decreto. Facciamo un velocissimo riassunto. Dal 21 dicembre al 6 gennaio, vietato spostarsi nelle seconde case fuori regione. I 3 giorni, 25, 26 dicembre e 1 gennaio, divieto di spostamento anche verso le seconde case, se in un comune diverso dal proprio. Così facciamo chiarezza sulle seconde case. Nel periodo sempre tra il 21 dicembre e il 6 gennaio, su tutto il territorio nazionale, data la facoltà ai DPCM, quindi i famosi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di prevedere delle ulteriori misure che sono adottabili a prescindere dai livelli di rischio o di scenario in cui sono classificate le regioni. Quindi, a prescindere dal colore giallo, arancione o rosso, in questo periodo possono essere emessi dei DPCM che introducano delle misure specifiche. Sempre tra quelle che rientrano nelle lettere comprese tra A e HH del DL 19 convertito in legge 35. Bene, questo è il decreto legge. Vengo adesso a una notizia di interesse puramente regionale, perché l'Emilia-Romagna ha adottato una delibera di giunta regionale, la 1785, del 30 novembre 2020. Questa delibera di giunta che cosa ha fatto? Ha stabilito quello che era già stato previsto anche per l'estate, ovvero lo spostamento in avanti, quindi la sospensione e il rinvio in avanti del periodo dei saldi invernali, che non si terranno più, diciamo, periodo dell'Epifania, ma partiranno il 30 gennaio 2021, sempre però con il periodo di durata di 60 giorni. Quindi non aspettiamoci nel periodo dell'Epifania, non vi dico il dato esatto perché adesso non mi ricordo, sapete che c'è il giorno festivo, non festivo, il sabato che si anticipava, insomma, periodo dell'Epifania. Non inizieranno i saldi, ma inizieranno il 30 gennaio e avranno comunque la solita consueta durata di 60 giorni. Questa delibera dice anche che verrà fatta una proposta all'Assemblea Legislativa Regionale di modificare una legge, e in particolare la 25 del 2017, per sospendere, sempre in via straordinaria e sempre per questa tornata di saldi, per sospendere che cosa? Il ormai famoso, dovremmo esserci abituati, divieto di effettuare vendite promozionali di abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento ed arredamento, nei 30 giorni antecedenti l'inizio dei saldi. Bene, in attesa di tornare a scocciarvi presto con le nuove informazioni sul DPCM su cui stanno lavorando e la eventuale nuova classificazione dei colori delle regioni, auguro una buona serata a tutti. Per chi festeggia domani, anche buona Santa Barbara. A presto.